Salve amici, oggi abbiamo ospite un consigliere comunale a cui vogliamo chiedere delle informazioni in quanto ci sono arrivate delle segnalazioni su eventuali anomalie per quanto riguarda la segnaletica, di Scalea e vado a presentarvi subito il nostro amico Giuseppe Angona. Buonasera Giuseppe. Buonasera Umberto, buonasera a chi ci ascolta. Grazie di aver accettato il nostro invito. Giuseppe, io passerei subito alla domanda che in qualche modo ci stanno segnalando, anche attraverso i social si è un po' scatenata l'ironia, la critica e tutto quanto nei riguardi dell'amministrazione comunale. Ecco, ci sono delle strisce pedonali fatte negli ultimi giorni in posti veramente dove probabilmente non occorrono proprio. Al di là di tutti gli errori casomai che sono stati fatti prima, se sono stati fatti, e poi magari in alcune zone cruciali della città, ahimè, non è possibile attraversare sulle strisce perché mancano letteralmente. Come possiamo rispondere a queste critiche o dare una delucidazione per il motivo per cui si fanno queste cose? Allora, Umberto, io ti ringrazio per la domanda, mi dai la possibilità a me come parte politica, ma ha già risposto il comandante dei vigili e ha risposto anche a mezzo stampa spiegando il motivo perché sono state fatte quelle strisce in quella zona, in quella strada. Lì in effetti è stata anche rappresentata male la situazione, cioè lì non sono delle strisce che collegano due passi carrabbe, sono le strisce che collegano un marciapiede con un altro marciapiede e lì dei marciapiedi non ne hanno parlato né li hanno evidenziati. Noi a seguito di questo, delle strisce fatte su quella strada, ci sono state delle critiche. Abbiamo chiesto delucidazione al comandante dei vigili, che voglio ricordare, il comandante dei vigili ha un'autonomia gestionale che gli è riconosciuta dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Ok? Lui può decidere di eseguire lavori di segnaletica stradale senza dover dare conto ogni volta che si accinge a fare qualcosa del genere alla parte politica, fermo restando che poi noi che siamo la parte politica e quindi esercitiamo un controllo su queste cose, possiamo chiedere delucidazione. Allora, il comandante Adriano Serra ha risposto a noi in modo privato, fra di noi, naturalmente, non, e ha risposto a mezzo stampa anche a quel cittadino, non lo so se uno solo o più di uno, che praticamente criticavano queste strisce. Allora, ha risposto secondo la legge, ha detto che il codice della strada prevede, e non è in contrasto col codice della strada quello che è stato fatto. Più di dire questo, io non lo so che cosa dovremmo dire. Non solo, vorrei anche aggiungere un'altra cosa. Il comandante Serra ha posto quei segnali in quella strada a seguito anche di una denuncia, di un esposto di una madre che non riusciva anche a piedi a passare per quella strada perché anche i marciapiedi erano occupati dalle macchine, cioè tra una serrante e un'altra. Le macchine venivano anche lì parcheggiate sul marciapiede. Allora ha ritenuto opportuno, per poter andare incontro anche ai pedoni, di far eseguire questo. Tutto qui, non c'è stata nessuna cosa fatta contro legge. Quindi, e una risposta è stata data, a mezzo stampa l'ha dato il comandante. Quindi, non so che cosa altro avremmo potuto fare. Se mi posso permettere, dalla parte del cittadino, ma anche dalla parte un po' del buon senso, no? Diciamo che questa denuncia fatta dalla mamma non è che abbia risolto il problema, chi ha deciso di mettere le strisce, perché si passa da un posto all'altro e casomai probabilmente questa mamma dovrà attraversare dal corso Mediterraneo, parliamo di due traverse che si affacciano sul corso Mediterraneo. Dal corso Mediterraneo fino ad arrivare
a, come si chiama, Martiri, Via 16 Martiri, 16 settembre, marzo. 16 marzo. 16 marzo, scusa, con le date non sono troppo preciso questa sera. Ecco, l'andirivieni in queste traverse chiaramente non implica passare da un posto all'altro. Allora, forse, e sarò impopolare a dirlo, o bisognerebbe togliere le macchine davanti ai marciapiedi e ricostruire i marciapiedi come legge prevede, e allora la signora potrebbe camminare e nemmeno perché non c'è tutto questo traffico. Ma io non voglio entrare proprio nello specifico. È che, come ogni cosa, ogni regola, poi c'è anche il buon senso umano. E qui mi fermo, altrimenti poi divento anch'io critico e non più cercare di equilibrare le varie opinioni. Invece volevo chiederti, Giuseppe, tu sei stato tanti anni all'interno del comune come dipendente, poi hai fatto la scelta di candidarti e per tua fortuna sei nel consiglio comunale in maggioranza. Perché ti è venuta questa voglia di partecipazione in altro modo? Ah, guarda, io dopo 40, oltre 40 anni di servizio al comune, ero in pensione già da 6 mesi. Sono stato invitato da Giacomo Perrotta, a far parte del movimento che era intorno a lui, Scala Europea, che voleva presentare una lista per le elezioni amministrative che poi ci sarebbero state da lì a qualche mese. Io ricordo che marzo 2020, marzo, inizio, fine marzo, non ricordo bene, 2020, sono andato nello studio da lui e parlai con lui e con l'ingegnere Gino Russo, attuale sindaco e assessore del Comune, che mi hanno invitato. Io sono andato lì con un amico perché tramite un amico sono stato contattato se volevo far parte di questo. All'inizio rimasi un po' così perché non era mia intenzione presentarmi oppure fare politica, non mi è mai piaciuta tra l'altro la politica, per cui, però hanno usato le parole giuste per convincermi, cioè tipo per esempio se non ci impegniamo noi di Scalea per Scalea, scusa, poi non ci possiamo lamentare se le cose per caso non vanno bene, se non le condividiamo e queste cose qui. Quelle parole mi hanno convinto, ne parlai in famiglia, parlai con degli amici fraterni che poi sono stati quelli che mi hanno appoggiato, mi hanno aiutato nella campagna elettorale e da lì poi ho preso la decisione, soprattutto poi in virtù di una cosa, che mi trovavo tra persone sincere, persone per bene, persone che non avevano un passato politico, per cui erano nuove come me per la politica e ritenevo che con loro si potevano fare cose per Scalea, cose buone, si poteva, come dire, amministrare, perché vincere una cosa poi amministrare diventa, tu sai bene, un'altra cosa, si poteva amministrare bene, per cui decisi poi di candidarmi. Giuseppe, nel frattempo che parlavamo, mi sono arrivati due messaggi WhatsApp, proprio per quanto riguarda, tornando se posso, sull'argomento Le strisce strisce. pedonali, no? Proprio adesso mi è arrivato, dice, perché all'incrocio dove sta fra via Tommaso Campanella, il ponte della ferrovia e la strada che va verso la stazione, lì c'è un incrocio abbastanza complicato, però non c'è una striscia pedonale. Lo stesso in altre strade, tipo via Almirante e altre, lo stesso via Borsellino, sì, ce n'è una sola nei pressi di via Lauro, però poi dall'altro lato, verso il supermercato della Conad, non c'è nulla. Quindi bisognerebbe, secondo le regole, farsi tutta la strada per poter attraversare. Ecco, il fatto che dicevamo del buon senso, no? Bisogna fare delle denunce per poter avere poi la striscia pedonale, dove serve. Assolutamente no, assolutamente no. Beh, hanno ragione, noi siamo persone per bene e persone serie. Hanno ragione, però ti posso dire che da quando ci siamo insediati non facciamo altro che segnaletica stradale.
In questi 6 mesi, tu sai bene, vivendo a Scalea, che 3 mesi pieni sono stati 3 mesi di pioggia, per cui quando piove non si possono fare strisce pedonali, stop e altri segnali così. Non si possono fare perché sull'acqua non si può pitturare, chiaramente. Ma stiamo facendo solo quello. In alcuni punti, Umberto, erano 10 anni, per cui 10 anni significa 10 anni d'inverno e soprattutto d'estate. Noi che facciamo turismo, che erano completamente cancellate le strisce pedonali e noi li stiamo rifacendo. Però chiaramente, Umberto, per onestà ti dico, hanno ragione, vanno fatte su tutto il territorio. Però chiaramente, Umberto, io so che il territorio di Scalea lo conosco per due motivi. Primo perché sono di Scalea, secondo perché ho lavorato all'ufficio tecnico, conosco tutte le situazioni, più o meno mi sono familiare, soprattutto riguardo a queste cose qua. Allora ti dico che continueremo a fare le strisce, continueremo a segnalare gli attraversamenti. Però Umberto, sai bene, adesso ti do un altro dato, che a Scalea ci sono 100 km di strade interne. E se partiamo oggi, lavorando tutti i giorni, fra 6 mesi ancora non avremo neanche terminato, forse non riusciremo sì e no a terminarle tutte. Per cui ci devono dare il tempo man mano che se... Quello stiamo facendo, strisce pedonale da quando ci siamo insediati con Covid e 3 mesi di pioggia, 6 mesi, 3 mesi sono stati solo di pioggia. Poi considera che la struttura del comune, per quanto riguarda gli operai, siamo quasi a zero, cioè mancano uomini dappertutto, in tutti i settori. Ti dico solo una cosa che adesso non c'entra niente con le strisce. Il comune di Scalea non ha un idraulico e considera che a Scalea ci sono 5 km di rete idrica e non c'è un idraulico, non l'abbiamo trovato, speriamo di poterlo fare noi quanto prima. E tutto questo comporta spese eccessive perché se tu devi fare una riparazione, Umberto, e chiami la ditta che si è appaltato questo tipo di lavoro, che devi chiamare sempre a questo, ti costa 10 volte in più che non se lo fai autonomamente comprando solo quello che occorre per riparare quel tratto di rete idrica. Non so se è chiaro. Poi questo anche a livello di bilancio ti comporta spese eccessive che non te ne esci. Per cui Certo. usciamo da una situazione, noi abbiamo ereditato una situazione che sapevamo che era così, Umberto, non è che ogni volta diciamo c'è questo, noi lo sapevamo che era così, man mano lo dobbiamo risolvere. Il cittadino che ti ha mandato il WhatsApp ha ragione, le strisce vanno fatte dappertutto, Scalea va segnalata dappertutto, ma questo stiamo facendo, ci devono dare il tempo di poterla sistemare tutto. Che ti dico, in 6 mesi si fa poco. Ok, l'unica cosa che mi posso permettere di dare un input, nemmeno un consiglio, è magari fare un elenco di priorità, perché partire da un vicoletto per poi non arrivare in tempo, in posti cruciali, beh, mi sembra un po' strana la cosa, però ripeto, Certo, mi fermo qui, altrimenti assolutamente è così, sembro Umberto, una è così, zanzara. Ecco, è così. volevo invece chiederti, tu sei molto legato a Renato Lombardo, vi siete conosciuti durante la precedente consiliatura e mi dicevi qualche tempo fa che siete rimasti amici, siete diventati amici e oggi siete molto legati, siete nella stessa compagine, nella maggioranza, quindi come nasce e perché questo legame? Allora, Umberto, io ho conosciuto Renato Lombardo quando ancora facevo l'impiegato e lui era assessore. Mi colpì subito un aspetto, di Renato, l'educazione, il modo di porsi, il modo di chiedere le cose all'ufficio e tutto l'impegno che lui metteva per Scalea. Guarda, non è facile trovare, io in 40 anni non ho trovato una persona così. Tant'è che dissi anche in famiglia, con i miei amici, che nel caso in cui poi per un motivo o per l'altro non mi candidavo più, non avrei fatto parte della di Scalea Europea, il voto mio e della mia famiglia sarebbe andato a Renato Lombardo. Trovo una persona eccezionale, con un amore verso Scalea che non ho mai trovato, non ho mai visto in nessun'altra persona. Una cosa, ti dico,
E per me è una cosa importante, io sono di qua, quindi quando trovo delle persone così, e con lui vado d'accordissimo, come con gli altri, si è ben chiaro, andiamo d'accordo tutti, No, no, è una capisco, capisco. maggioranza Diciamo, abbastanza coesa. sì, questo sì, lo abbiamo visto perché io, come sai, seguo i consigli comunali ed anche in passato ho avuto modo di farlo, però vedo la vostra coesione perché magari noi per ragioni di attrezzature arriviamo un po' prima di voi, magari un'ora e mezza prima di voi per piazzare qualche telecamera. E poi vediamo che a una certa ora arrivate più o meno tutti insieme e andate su a concertare poi quello che sarà il consiglio comunale. Poi scendete tutti insieme e sempre col sorriso e predisposti al saluto, no? Questo che io ricordi non succedeva spesso prima, ma vale anche ovviamente per le opposizioni, per carità, anche loro li vedo coesi e soprattutto, insomma, c'è della brava gente, secondo me. Anche io, come sai, amo Scalea, l'ho scelta per viverci, ci vivo da 30 anni, quindi credo di essere almeno un oriundo privilegiato, se mi lasci questo termine, nel Certamente. senso che anch'io conosco bene il territorio. L'ultima domanda. Ci sono delle, diciamo, piccole, difficoltà di dialogo. Io sento spesso che l'opposizione ha ricevuto magari un avviso troppo tardi, non lo ha potuto verificare tutto quanto. Le commissioni a questo punto a che stanno? Allora, le A commissioni che punto sono sono? state elette, sono state formate, potrebbero già essere operative, ma credo che incominceremo a lavorare subito nelle tre commissioni. Non è, ci sono già. Come si avranno gli argomenti che devono trattare le commissioni, come ci sono argomenti che sono di interesse delle commissioni che devono trattare loro, si incomincia a lavorare. Oggi forse tante cose non sono state condivise perché mancavano le commissioni, per cui si è deciso di fare una cosa, non c'è stata la possibilità neanche del confronto con le altre forze politiche, per cui a volte decidi di fare una cosa, poi te la trovi in consiglio comunale o ti trovi un'interrogazione o ti trovi addirittura delle posizioni che praticamente dicono noi non possiamo serenamente dire se siamo favorevoli o contrari perché non abbiamo avuto modo di approfondire, però queste sono quelle cose urgenti che tu devi fare, non c'è neanche il tempo a volte per poterle, come dire, per poterti confrontare con gli altri, con queste, per far partecipare agli altri alla discussione dell'argomento che devi fare, che devi trattare. Se si Questo è, può però io credo utilizzare, comunque, sì. Umberto, che la politica è sentimento, è ragione, ma è anche umanità, educazione, tutte queste cose qua. Io ritengo che in questo Consiglio Comunale, questo, anche se non c'è ancora al 100%, però potrebbe esserci, perché trovo anche dall'altra parte, da parte dei nostri, come dire, da parte dell'opposizione, la possibilità che si potrebbe sviluppare un dialogo ancora, come dire, più costruttivo di quello che c'è adesso, perché alla fine su tanti argomenti, su tante cose, erano previste nel programma loro e sono previste nel programma nostro. Noi, per esempio, sul fatto della strada, che se ne parla tanto, la strada che apriremo, quella che deve andare al centro storico, che poi da via Tommaso Campanella, via Lauro, porta al centro storico. C'è una addirittura Eugenio Rico, il consigliere Eugenio Rico, fece un'interrogazione per far sì che quella strada venisse aperta per andare al centro storico. Era anche nel nostro programma, non c'era problema. Poi c'è stato un post da parte dell'altra parte dell'opposizione che non erano tanto d'accordo, però ci si può ragionare, vogliamo aprire chiaramente, ma non stiamo facendo solo quello, perché noi già di cose, Umberto, ne abbiamo fatte. Sembrano niente, ma cose ne abbiamo fatte. E io ti dirò di più adesso, così lo anticipo questo, e ci tengo a dirlo perché è un'opera importante, secondo me, per Scalea, ma secondo questa maggioranza è importante.
Noi abbiamo quasi completato la progettazione per l'apertura di Via della Repubblica che porta sulla strada della ferrovia. Non so se c'è. E dobbiamo solo chiedere l'autorizzazione alla ferrovia perché c'è un reliquato di terreno che è di proprietà della ferrovia, che, per cui per poter eseguire i lavori abbiamo bisogno del loro nulla osta. Per cui faremo questo, però ci tengo anche a dire. E questo ti chiedo scusa, mi allungo solo 30 secondi, che in un comizio, l'unico fatto nella mia vita, perché io, come sai, non avevo mai fatto comizi, dissi che nel caso in cui mi trovavo in maggioranza, una proposta della minoranza che andava nell'interesse collettivo, io l'avrei fatta mia, l'avrei fatta votare. Nel caso inverso, in minoranza, avrei votato quello che la maggioranza proposte che andavano nell'interesse collettivo, io le avrei votato anche trovandomi in minoranza. Ora devo dire per onestà che questa strada che ti ho detto adesso, che noi abbiamo intenzione di portarla su Via Ruffillo, per capirci, che è la strada della ferrovia, per cui creare un'altra, è lì, è un po' decongestionare Viale Primo Maggio, perché lì c'è un po' di traffico in più, tutto il resto. Era un'idea già del compianto dottor Ennio Tenuta, che onestamente dobbiamo dire la pensò lui, poi era un progetto che sarà pure mezzo avviato, poi si sono fermati, mi sembra che finita la legislatura non c'è stata possibilità di portarlo avanti, però per onestà diciamo che l'aveva iniziato lui, per onestà. Questo è tutto. Ecco, io intanto ti ringrazio, non ha importanza che ci siamo mangiati qualche minuto perché le notizie, soprattutto quelle locali, interessano a tutti, minuto più, minuto meno. L'importante è che riusciamo ad arrivare alla gente, a far capire le cose come stanno andando. E soprattutto ci hai dato una bella notizia per chi magari deve fare sempre un giro enorme e poi vedere in inverno Viale della Repubblica semiabbandonato, no? Invece lì potrebbe crearsi veramente l'ennesima arteria che darebbe sfogo sia d'inverno che d'estate. Giuseppe, Certo. io ti saluto, ti ringrazio di aver accettato il nostro invito, sei stato molto diciamo esaustivo in questo che ci hai raccontato. Speriamo che si farà questo elenco di priorità e speriamo che non piove troppo, così le strisce verranno fatte in modo abbastanza veloce. Speriamo. Ok, Ti grazie ringrazio Umberto per e ti saluto. l'ospitalità e buonasera a tutti. Grazie. Grazie.